Venerdì 17 aprile 2009 nella sede dell'antica Compagnia del Paiolo in Piazza della Signoria a Firenze, inaugurazione della mostra omaggio a Tommaso Paloscia, l'immaginario grafico di Sisino, questo era il nome con cui veniva chiamato familiarmente Tommaso Paloscia, e il titolo della mostra è l'identico titolo di un libro pubblicato dalle edizioni Polistampa e curato da Simonetta Paloscia e Vincenzo Crescente, con presentazione dell'architetto Francesco Gurri. Insieme a me c'è il presidente dell'antica Compagnia del Paiolo, commendator Giuliano Borselli, che è succeduto nell'incarico a Tommaso Paloscia dopo la sua scomparsa, che ha privato del suo grande contributo l'antica Compagnia del Paiolo, un contributo critico importante che ha aiutato a crescere tanti artisti toscani. Bene, io ho sentito tutte le belle parole che hanno detto di Tommaso Paloscia e sono d'accordo con loro, perché io soltanto, insomma, dopo Paloscia sono entrato io come presidente del Paiolo. Ho avuto un gran coraggio per dire, ma siccome ho dato un'occhiatina, nessuno si avvicinava, sa, siccome la cosa è seria, perché per mantenere e stare in piedi un ambiente di questo genere ci vuole persone che abbiano ambizioni, io sono un ambizioso, e che abbiano volontà, e per ora ho un po' di volontà e poi ho anche un po' di conoscenza, perché è 40 anni che sono al Paiolo, quindi li ho conosciuti un po' tutti. Anche se questa mostra ci ricorda il legame con altre testate, il giornale della vita di Tommaso Paloscia è stato La Nazione. Oggi non poteva non essere presente il direttore Mascambruno a ricordare il collega affermato quando tu sei entrata alla Nazione da giovane giornalista. Cosa ha rappresentato Tommaso? Stasera c'erano altri, c'era Poldino Fasciscopi, c'era Listri, Raffaello Paloscia, ecco, questi colleghi più grandi di te di età, cosa hanno rappresentato per un giovane aspirante professionista? Hanno rappresentato una grande fortuna, uno straordinario patrimonio professionale, sì, ma soprattutto umano. Io credo che chi ha avuto come me il privilegio di entrare nella professione tra la metà degli anni 70 in avanti ha incrociato questi colleghi nel momento del loro splendore della maturità professionale e umana, e da quel momento si è colto veramente il meglio. Valori che fortunatamente ci rimangono dentro a chi ha vissuto quell'esperienza, che oggi in un mondo totalmente cambiato, come ricordava anche il professor Gurrieri prima, però sono dei punti fermi dai quali si tenta di non prescindere, a cominciare dall'onestà intellettuale, dalla buona fede e dalla protezione morale in ciò che si fa. Il professor Francesco Gurrieri, oltre a essere un grande architetto, è anche un grande raffinato critico d'arte, ci ha ricordato l'importanza fondamentale per la conoscenza del mondo artistico toscano del Novecento dei tre volumi editi da Polistampa, curati da Tommaso Paloscia, Accadde in Toscana. Beh sì, perché quella è un'opera fondamentale che sarà sempre più imprescindibile per chi vorrà studiare il secondo Novecento toscano. È un po', come dire, quello che è il Vasari, che è stato il Vasari con le sue vite degli artisti, quello che è stato il Filippo Baldinucci. In qualche modo anche quest'opera di Tommaso sarà imprescindibile per qualsiasi riflessione, approfondimento, riferimento. Pier Francesco Listri, nel suo intervento di presentazione, ha ricordato il Tommaso Paloscia collega, il Tommaso Paloscia artista, il Tommaso Paloscia presidente dell'antica Compagnia del Paiolo e critico d'arte e storico d'arte. Sì, sì, Tommaso è una delle figure che più ci manca, perché univa a una grande esperienza professionale, a una cultura artistica e storica della Firenze del Novecento soprattutto, univa una impareggiabile umanità espressa con la sua riservatezza e capacità di meditazione meridionale di abruzzese, collegata alla finissima ironia toscana del suo sorriso sempre comprensivo. Di ogni artista cercava di capire le vocazioni e le intenzioni, aveva giudizi equilibrati, era un uomo conviviale, era un grande personaggio della nostra città.
Il professor Riccardo Saldarelli ha ricordato la figura di Tommaso Paloscia come presidente dell'antica compagnia del Paiolo. Ricordiamo che il professor Saldarelli è il presidente della sezione artisti, perché il Paiolo, ricordiamolo, non ha solo una sezione artisti ma anche una sezione musica, letteratura, scienza, quindi un'associazione culturale a 360 gradi. Certo. Ho ricordato Paloscia per un motivo sostanziale, intanto come presidente degli artisti, perché rappresento gli artisti, e quindi Paloscia è stato un grande uomo che ha portato, l'ho detto prima, lo dico anche adesso, l'arte di Firenze fuori dai confini provinciali, che la sua firma è riuscita a veicolare cose che altrimenti sarebbero nate e morte qui. Vincenzo Crescente, il curatore della mostra, una mostra che ha proposto anche tanti inediti, anche chi conosceva abbastanza approfonditamente Tommaso forse non aveva avuto l'opportunità di vedere tutte queste opere, sono tante in mostra. Sì, in effetti è vero, tutti conoscevano il grande giornalista e critico d'arte, ma molti non conoscevano la sua opera di attività grafica, che nel corso degli anni, fin dagli esordi nei primissimi anni della Nazione, anche nei quotidiani sono stati pubblicati tra Firenze e Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, Tommaso si è dedicato anche alla preparazione di vignette, alla cura anche dei Menabò e di altri elementi illustrativi dei quotidiani a cui collaborava, e nel corso degli anni si è dedicato anche a ritrarre gli amici cari e i familiari in ritratti, caricature molto spiritose, e il segno, diciamo, grafico e pittorico ha accompagnato la vita di Tommaso nel corso di 50 anni di attività di giornalista e anche illustratore pubblico e privato. E in questa mostra abbiamo raccolto molto materiale in effetti inedito che proviene dall'archivio della signora, a cui sto lavorando da qualche anno, riordinando la produzione degli articoli e naturalmente i carteggi, e in questa occasione abbiamo preso appunto lo spunto per raccogliere anche la parte di Tommaso meno nota, quella dell'artista se vogliamo. Raffaello Paloscia, Poldino Pacciscopi, due grandi firme della Nazione che hanno lavorato a lungo, e tra l'altro Raffaello ha avuto anche un vincolo, anzi il tuo ingresso al giornalismo è dovuto proprio alla presenza, tutta colpa sua, di Tommaso sua, che era tuo cugino. E c'è una testimonianza qui, vedi, lì c'è il Calandrino Sportivo, il giornale che fondò mio cugino, il quale veniva molte volte a casa mia e mi disse ma perché te, che sei appassionato dello sport, non scrivi su questo giornale? Io avevo ancora i pantaloncini corti, diventai tutto rosso, lo abbracciai e gli disse subito. Noi sappiamo che tu fai, lo sanno tutti, perché questa tua passione calcistica non l'ha mai nascosta, invece Tommaso condivideva con te il tifo per il Bologna? Ti dirò, Tommaso da buon abruzzese divideva, io lo divido tra Fiorentina e Bologna, no? Tommaso da buon abruzzese lo condivideva fra la Fiorentina e il Pescara, era tifosissimo del Pescara, e mi ricordo ancora quando mi portò allo stadio lui in una partita Fiorentina-Pescara del primo campionato del dopoguerra, quello diviso in due gironi, in cui il Pescara era una bellissima squadra, però vinse la Fiorentina e lui ci rimase malissimo. Poldino, diceva prima Mascambruno, una generazione, la vostra, irripetibile, grandi firme, oggi i giornali sono praticamente cambiati, si fa anche meno vita di redazione, si fanno in via telematica molte cose, quindi c'è anche meno possibilità di stringere legami umani come invece voi avete avuto la possibilità. Vero, io devo dire solo questo, l'affetto che mi legava a Tommaso, c'ho un esempio da portare, quando è successo l'alluvione c'era un problema, Tommaso doveva fare il giornale a Bologna con qualcuno e non si trovava, e io che facevo l'inviato alla Nazione, meravigliando il direttore d'allora, dissi vado io, e tutto il periodo sono andato partendo alle 4 la mattina, andavo a Bologna a fare Nazione Sera, che non era il mio giornale. D'altra parte Tommaso per anni mi portava allo stadio, dato che aveva il contrassegno, perché lavorava per il Messaggero,
in collaborazione sportiva. Io non avevo più contrassegno, me l'avevano levato, avevo lavorato per Milano Sera seguendo la Fiorentina, non ce l'avevo più, non c'era più Milano Sera e Tommaso mi portava lì. Oggi abbiamo il piacere di avere a Firenze anche il professor Nicola Miceli. È difficile che lasci la sua Pisa, i suoi artisti per venire a Firenze, ma oggi l'occasione era imperdibile. Beh, non è difficile per un pisano venire a Firenze, in fondo è più difficile andare a Livorno per un pisano. Ad ogni modo, per Tommaso non potevo certo mancare e non potevo mancare anche l'occasione di non scoprire, perché vidi già di Tommaso delle sue, però solo delle sue caricature, una mostra che fece in tandem con Silvano Menghelli nella galleria in via dei Pei. Pisano trapiantato a Firenze. Trapiantato a Firenze. Silvano esponeva dipinti, perché non so se tu sai che Menghelli ha in pratica ripreso negli ultimi anni la sua vocazione giovanile di pittore e ha concluso come pittore proprio, più che come gallerista, la sua attività di artista. Ad ogni modo, conoscevo già appunto i disegni satirici, ritratti, caricature eccetera di Tommaso, ma scopro qui un disegnatore veramente a tutto campo, che meraviglia per la qualità, la capacità grafica e la qualità, e anche per le idee che sviluppa, in particolare in alcune tavole per manifesti, copertine di libri e altro. L'immaginario grafico di Sisino, questo era il nomignolo con cui veniva chiamato familiarmente Tommaso Paloscia, non poteva che essere pubblicato dalla Polistampa. Infatti Mauro Pagliai da anni ha avuto un legame editoriale strettissimo con Tommaso Paloscia e quindi ha voluto lui pubblicare questo ennesimo omaggio alla figura del grande critico d'arte. Sì, in effetti il rapporto che ho avuto con Tommaso Paloscia va al di là anche dell'amicizia, perché era un'intesa completa. Io ho avuto modo di lavorare con lui come critico, come autore, cioè io ho pubblicato delle cose sue, e poi ho stabilito un grandissimo rapporto d'amicizia anche con la famiglia, sia la Simonetta, la Nara. In effetti il lavorare con lui e per lui per me è sempre stato un grande piacere e un grande onore. Concludiamo il servizio con Simonetta e Nara Paloscia, che oggi commosse hanno ricordato rispettivamente il marito e il padre. Un ricordo commovente, però un ricordo allegro. Oggi nessuno, anche se c'è stata tanta commozione, nessuno era triste. Questo è un segnale che sarebbe piaciuto a Tommaso, vero? Sì, penso molto di sì. Questa è stata un'idea perché mi è venuto in mente che nessuno o pochi a Firenze conoscevano questo aspetto di papà. E allora ho detto, perché non farlo conoscere? Anche perché certe cose non le conoscevo nemmeno io, perché le aveva lei in archivio, ma io non le avevo mai viste. E allora con l'aiuto di Vincenzo abbiamo messo insieme tutto questo materiale, l'abbiamo catalogato, incorniciato, e il Borselli ci ha dato una grande mano. E così sono contenta. Nara è sempre presente all'inaugurazione e questa tua partecipazione ci rende sempre vivo Tommaso. Non avrei potuto farne a meno, sono venuta felice, sono felice di essere qui. Bene, noi siamo felici che tu con la tua presenza ci ricordi sempre la figura di Tommaso. Concludiamo il servizio dalla sede dell'antica Compagnia del Paiolo in Piazza della Signoria, ricordando che l'omaggio a Tommaso Paloscia, ovvero l'immaginario grafico di Sisino, che è il titolo della mostra, che corrisponde al titolo del libro pubblicato dalla Polistampa, che oggi è stato presentato al pubblico. Vi ricordo, curato da Simonetta Paloscia e Vincenzo Crescente. La mostra si concluderà sabato 25 aprile, sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19.